Ciao bambini e ciao bambine. Oggi vi voglio leggere un bellissimo albo illustrato che si intitola Una cioccolata calda per orso, scritto e illustrato da G. Yeon Park. È un bellissimo albo pieno di illustrazioni soffici, morbidose, proprio da coccole, idealissime proprio per l'inverno. C'era una volta un orso molto coccoloso e molto goloso, che non poteva restare senza la sua cioccolata calda. I presupposti sono buoni. Ne leggiamo un pezzetto. C'era una volta un orso a cui piaceva abbracciare tutto. Dico sul serio, eh? L'orso a cui piaceva abbracciare tutto, abbracciava davvero tutto e tutti. L'orso abbracciava i divani morbidosi, rigidi cucchiai, e persino i grandi alberi davanti a casa sua. L'orso a cui piaceva abbracciare tutto era famoso in città per essere un vero amante della cioccolata calda. Da casa sua usciva sempre un dolce profumo di cioccolata calda. Berrò un'altra tazza della mia deliziosa cioccolata calda. Oh no! Ho finito la polvere di cioccolato! Così l'orso che abbracciava tutti decise di andare a comprare la cioccolata in polvere. Il negozio che vendeva la polvere di cioccolato distava 2 colline da casa sua. Mentre stava andando a comprare la polvere di cioccolato, l'orso che abbracciava tutti vide una volpe che piangeva dietro un albero. Perché piangi? Le domandò l'orso. È così ingiusto. I miei amici pensano che io sia una furbacchiona, così non vogliono mai giocare con me. Ma invece so essere una buona amica, disse la volpe piangendo. Insomma, riuscirà il nostro orso cucciolone ad avere la sua cioccolata calda? E cosa gli succederà mentre attraversa la foresta? Quindi leggiamo questo bellissimo albo illustrato che si intitola Una cioccolata calda per orso di J. Yeon Park, edito da Jaka Book.